Ciao amici da Frank Bianconero. È venuta fuori, no? Perché la carta segreta di Ronaldo, la carta segreta degli stipendi, poi vedremo come andrà a finire. Qua ci fermiamo per quanto riguarda il processo sportivo, per quanto riguarda le plusvalenze, mentre l'unica carta segreta nascosta per non far uscire nelle prove, la tenuta, la Kovacic e Kine con la Procura federale e la giustizia sportiva. Con a capo sempre Gravina, è inutile che lui poi dice, perché Kinney ha messo lui, è inutile poi che dice che lui non c'entra nulla con gli organi che stanno giudicando. Non credete mai a questa roba. Per gli altri devo dire che magari ora comincia un po' di rosicamento. In più voglio dire ai miei amici di tifo, che straparlano sempre su John Elkann, che magari vogliono vedere un presidente alla De Laurentiis, o che parli ogni 5 minuti, o che getti veleno su tutto, o che esulti, salti, faccia le capre allo stadio, perché non sarà mai questo, ma è uno che ha messo 1 miliardo di euro in 6 anni, è uno che è andato al TAR senza che nessuno lo sapeva. Nessuno sapeva che la Juve per difendersi era andata addirittura al TAR per richiedere questa carta che volutamente Kinè, la Kovacic, FIGC, Procura Federale, tutto quello che sarà, l'hanno nascosta. Perciò per ora l'unica certezza di una carta segreta è questa cosa qui, e non si farà un processo alla Torsello. Pregiudizio, velocità, l'importante è vedere, l'importante è l'idea che ci siamo fatti noi, non ci sono, non è importante le prove, perché è una carta data da aprile 2021, perciò credo che sia imbarazzante per tutti. Questa gente in un paese normale, in un paese civile, in un paese dove si è sbagliato, perché magari si sono sbagliati in buona fede, magari si sono sbagliati in buona fede, in un paese normale, questi si alzano, vanno in una conferenza stampa insieme al presidente della FIGC, li fa dimettere tutti dal loro ruolo e alla fine lui con un bel secchio di qualcosa accanto di marrone, dopo quest'altra figuraccia, può dire mi dimetto, perché le figure che sta facendo sono enormi, innumerevoli. Da ora è 2 settimane che sta dicendo siamo all'anticamera del fallimento, e addirittura il calcio dentro il campo è lo specchio di ciò che c'è fuori al campo, è al contrario della Premier League. In Premier League ciò che c'è dentro al campo, l'assoluto spettacolo, la precisione, le regole, è tutto quello che bene fanno fuori dal campo. Vedete come le indagini su Manchester City, che sono durate 4 anni senza che nessuno sapesse nulla. Perciò questa è la differenza. Hanno buttato 420 intercettazioni, questa è una carta che andrebbe, poi vedremo come andrà a finire, a favore di Paratici e Cherubini. Ma perché io mi devo fidare di questa giustizia sportiva? Perché io mi devo fidare degli ultra? Cioè, perché questi hanno negato questa carta, l'hanno nascosta, e la Juve fortunatamente è andata al TAR, perché io ve l'ho detto subito che questa volta la Juve non è il 2006, si difenderà per come si può difendere. Io sono sempre per il giusto processo e la giusta durata. Poi si accerteranno fatte al 100%, acclarati e tutto quello che volete, e ci sa, perché la legge dice una cosa sola, che tu puoi scrivere anche le intercettazioni, ma quello che si dice al telefono lo devi provare. Non è che dici si sono detti così al telefono meno 15, perché quello che si sono detti al telefono poi devi andare nei fatti a vedere se è stata fatta una cosa del genere. Quello che penso io è che la volevano fare brutta questa volta per quanto riguarda la Juventus, però sono stati colti con le mani nella marmellata, perché non è così che si fa un processo, non è così che si cercano prove, non è così che è credibile una giustizia. Quella sportiva non è mai stata credibile da una vita e continua a non esserlo. E vedo ancora gente che non sta parlando, perché alla fine il TAR del Lazio obbliga, il TAR del Lazio obbliga Kovacic, cioè Procura FIGC Gravina, a consegnare alle difese la nota 10.940 del 14 aprile 2021, quella in cui l'organo di vigilanza chiedeva chiarimenti segnalando alcune operazioni sospette di plusvalenze. Fin qui il rilascio della nota era stato negato, e uno dei punti del ricorso Juventus al collegio di garanzia del CONI per
perché in linea teorica potrebbe retrodatare i termini d'obbligo di apertura d'inchiesta, rendendo parte degli atti inutilizzabili, scusate. Saranno i giudici a decidere. Ora però il documento entra negli atti del processo sportivo. Cioè, questi hanno voluto negare l'evidenza, hanno negato come prima istanza, seconda istanza agli avvocati della Juve di tirar fuori questa nota. E la Juve è andata al TAR senza che nessuno lo sapesse, perché ora tanto il tarallo cercherà di farlo, perché questa è una vergogna. Diciamo, per tutti i tifosi del calcio, se dovesse capitare a qualsiasi squadra, io sono un tipo che dirà sempre il giusto processo, le giuste indagini e le giuste proporzioni. Non può essere così distante dalla Costituzione italiana ordinaria. La giustizia sportiva può essere celere andando su pregiudizio, pensando a norme che non ci sono e dare punti di penalizzazione per norme che non ci sono, e addirittura nascondi prove, addirittura neghi le prove. E questo vuol dire essere in malafede, non significa fare un processo, perché fare processo si farà a carte scoperte. Poi io sono il primo che, se diranno che la Juve al 100% ha fatto A, B, C, D, io da tifoso mi prendo quello, continuerò a vedere la Juve, mi prendo quello che daranno i giudici, non i fans club, i giudici, che sono veramente terziari da questo punto di vista. Invece nella giustizia sportiva ci sono i fans club, non soltanto in quella sportiva. Ma detto ciò, ora vedo che cominciano meno a parlare. Da quando Calvo, per esempio, ha detto prenderemo tutti gli articoli di giornale che stanno uscendo e daremo tutti in mano ai nostri avvocati, non c'è più nessuno che butta così. Si sono andati a prendere il caffè, John Elkann e Andrea Agnelli hanno parlato al telefono, il procuratore di chiesa, tutte ste minchiate qua, non le scrivono più, perché è così che bisogna fare. Poi io posso dire voglio una comunicazione più dura anche in pubblico, ma intanto dietro le quinte la Juve c'è, la Juve ha preso Clarizia, la Juve ha preso Clarizia a Roma e sta sempre lì a guardare cosa combinano i loro signori. E ricordatevi, è successa la Juve, ci sono i tifosi, succederà qualche altra squadra, perché questa cosa si allargherà. Però poi non piangete, perché poi non piangete ai processi sportivi sommari per pregiudizi, per velocità e perché devono fare qualcosa. Detto ciò, io non ho altro da dire, mi trovo solamente vergogna assoluta, perché non si può sentire, vedere e leggere determinate cose. Perciò loro volevano dare i 15 punti alla Juve a prescindere. Questa si chiama esecuzione verso una squadra, una società, verso dei tifosi, e prendere in giro il sistema calcio italiano, prendere in giro una tifoseria e prendere in giro quel poco di credibilità che c'è ancora nel nostro calcio. Ciao a tutti da Frank Bianconero, vi voglio bene, ricordatevi che John non dorme. John non dorme. Ha messo i migliori a Roma e c'è migliori studi legali per difendere la Juve a 360 gradi. Detto ciò, non pensate se esce in televisione o meno, pensiamo a quello che può fare nei fatti, insieme ai suoi legali, insieme a quelli che stanno gestendo la Juve. Vediamo i fatti e poi ne parliamo. Intanto qualcosa sta succedendo e non stiamo fermi. Ciao a tutti da Frank Bianconero, fino alla fine. Grazie. Grande Kovisoc, grande FGC, Gravina, grande Kiné, veramente, veramente credibili, grandi.